Picciotti, rieccoci con la rubrica settimanale in cui commentiamo il nuovo capitolo di One Piece. Prima di iniziare, vi chiediamo di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere alcun nostro video. Inoltre, ci trovate su altri social, come Facebook ed Instagram, ma anche su Twitch, e abbiamo anche aperto il gruppo Telegram ufficiale del canale. Vi lasciamo tutti i link in descrizione. Bene, adesso sigla e si comincia! Picciotti, bentornati su My Anime Academia. È uscito finalmente il capitolo 1037 di One Piece, quindi la nostra analisi non si fa attendere. Iniziamo subito con il riassunto. Il capitolo si intitola Shuron Hakke e si apre proprio al Festival del Fuoco, alla capitale dei fiori, a Wano. I cittadini sono particolarmente allegri, brilli, scherzano, si divertono e tra l'altro le donne e i bambini si stanno preparando per scrivere i loro desideri sulle lanterne che verranno poi mandate in cielo, sperando che appunto i desideri scritti si avverino. La scena si sposta sul tetto di Onigashima, nel combattimento fra Luffy e Kaido, e praticamente il capitolo si svolgerà lì sopra per praticamente quasi l'80% del capitolo è focalizzato sul loro scontro. Quindi vediamo come sta andando. Kaido ha improvvisamente interrotto lo scontro, sta bevendo sake, tra l'incredulità di Luffy che lo guarda e lo prende per pazzo praticamente. Kaido però afferma che si sta divertendo con il sake appunto perché era da tantissimo tempo che non incontrava un avversario così forte, che non si batteva alla pari con qualcuno, e quindi si sta divertendo e quindi beve. Luffy però gli intima di non utilizzarla come scusa quando verrà sconfitto e parte alla carica. Kaido però non dimostra affatto di essere indebolito, anzi schiva il colpo di Luffy e ribatte con una tecnica chiamata Shuron Hakke, da qui il titolo del capitolo. Non è altro che una variante del classico Raimei Hakke, ma in stato di ebbrezza. La tecnica di Kaido infatti va completamente a segno, colpisce Luffy in testa e lo sbalza al suolo creando un incredibile danno. Infatti coloro che stanno dentro al castello iniziano ad avere sempre più paura perché il castello sta continuando a sbriciolarsi anche per via del loro combattimento. Mentre Luffy urla in preda al dolore, vediamo una cosa sia trash, sia divertente, sia geniale dal mio punto di vista. Durante il combattimento Kaido attraversa diverse fasi dovute appunto all'ubriachezza. In questo momento è nell'ubriachezza allegra. Subito dopo aver colpito Luffy però con lo Shuron Hakke passa nell'ubriachezza depressa. Kaido infatti inizia a deprimersi tra sé e sé dicendo che la distruzione del castello è colpa sua, che avrebbe potuto fare meglio, con una faccia incredibilmente triste. Il tutto mentre Luffy continua a urlare di dolore e a fare dei tentativi per cercare di colpire lo Yonko. Dopo che Luffy cerca ancora una volta di effettuare un colpo su Kaido e dopo che quest'ultimo continua a respingere tutti i colpi di Luffy nonostante sia ubriaco e sia totalmente per i fatti suoi, Kaido passa a una nuova modalità, modalità piagnucolone. Inizia a piangere e a scacciare via Luffy come fanno i bambini quando corrono e saltano per tutta la giornata e arrivati alla sera sono stanchi e iniziano a piangere a caso. Però qui le cose vanno un po' diversamente, perché questa volta Kaido, dopo aver scacciato Luffy, va lui alla carica, prova il Raimei Hakke, ma Luffy lo schiva. Non solo lo schiva, ma poi sale sul Kanabu sfruttandolo come punto d'appoggio per rifilare un potentissimo calcio in faccia allo Yonko. È bene che sappiate che tutto lo scontro si sta delineando senza che i due si tocchino. Praticamente tutti i colpi che si scambiano sono rivestiti di Haki del Re, quindi le loro carni non entrano mai veramente in contatto. Il calcio che Luffy rifila a Kaido è molto simile dal punto di vista estetico a quello che Sanji ha rifilato a Queen quando lo ha sconfitto. Mentre però Luffy è sospeso in aria e sta cercando di rifilare un altro calcio allo Yonko, quest'ultimo avvolge la sua coda nella gamba di Luffy e quindi lo blocca. I due a quel punto si danno un'incredibile testata potentissima, che ancora una volta, lo ribadisco, non si toccano. Quindi è una tavola molto bella in cui vediamo tra l'altro che escono tantissimi fulmini neri. Dopo un po' però diciamo che questa testata ha un vincitore, questo perché il Haki di Luffy cede, perché appunto quello di Kaido è ancora più potente. Luffy non è ancora riuscito ad avere quel quid in più per superare l'Haki di Kaido.
E c'è una cosa ulteriormente divertente. Finita la modalità ubriaco piagnucolone di Kaido, inizia la modalità ubriaco attaccabrighe. Questo perché Kaido si è arrabbiato per il fatto che Luffy con la testata gli ha fatto passare la sbronza. Quindi Kaido cerca di nuovo di colpire Luffy. Questa volta fanno una tecnica praticamente nello stesso istante. Mentre Luffy cerca di colpire lo Yonko con un Rock Gatling rivestito di Haki del Re, quest'ultimo inizia a roteare velocemente il suo canavo per parare tutti i pugni derivanti appunto dal Gatling di Luffy. Quindi questa cosa va avanti fino a quando un colpo di canavo non colpisce il viso di Luffy e un pugno di Luffy non colpisce il viso di Kaido. Entrambi quindi urlano di dolore perché si sono colpiti a vicenda. A quel punto Kaido cerca nuovamente di colpire Luffy con il canavo, quest'ultimo però mostra di star passando in cattedra. Blocca il colpo di Kaido e sferra un calcio potentissimo nell'addome dello Yonko, che inizia a mostrare segni di cedimento. Ma la scena, proprio in questo momento, si sposta a Mary Joyce, nel castello di Pangea. Ci sono i Gorosei che discutono del fatto che forse sarebbe meglio mettere da parte quello che sta succedendo al Reverie, appunto quello che ormai è già successo al Reverie, sarebbe meglio analizzare quello che invece sta succedendo al Wano Kuni con questa guerra che si sta protraendo per più di quanto loro si aspettassero. Ecco, i Gorosei dicono che non si stupirebbero se qualcuno morisse, essendoci in campo Kaido e Big Mom. Intanto però la scena si sposta per un momento nel mare del Wano Kuni, dove ci sono le navi del governo che stanno appunto andando a Wano. Un membro che si trova a bordo di una nave governativa fa rapporto sul fatto che ha visto un'enorme ombra. Proprio mentre dice questo, la scena si sposta nuovamente sui Gorosei, che sembrano questa volta molto più agitati di prima. Infatti stanno discutendo su un frutto che ormai loro credevano fosse una leggenda, un frutto che per secoli non si è risvegliato. Poi l'altro Gorosei ribatte dicendo che non è propriamente una leggenda, visto che il governo mondiale sembra aver dato un altro nome a quel frutto, un nome fittizio per nascondere e per cancellare dalla storia il vero nome. Di quale frutto stanno parlando? Mentre noi ci interroghiamo di questo, la scena si sposta nuovamente sulle navi governative e finalmente riusciamo a capire chi è quell'ombra gigante che il membro del governo aveva visto. È Zunisha. Picciotti, mamma mia che capitolo! Dopo il 1017 le informazioni assurde sul Gam Gam, ecco un altro capitolo che termina con il 7 che ci lascia letteralmente a bocca aperta. Ma basta cincischiare e passiamo subito alle riflessioni. Il capitolo inizia con una scena molto tenera. Siamo alla capitale dei fiori e, dopo aver assistito ad un vecchio ubriaco che si lamenta di Orochi, scorgiamo diverse persone, tra cui una donna e il suo bambino, scrivere dei desideri sulle lanterne che poi verranno lanciate in aria. Tale usanza è basata su quella delle lanterne cinesi volanti, che vengono fatte volare durante la cosiddetta Festa delle Lanterne, l'ultima frazione del Capodanno cinese che ne sancisce la fine. Ma vi starete chiedendo perché questo spiegone? Perché penso che con questa scena del capitolo possiamo renderci conto di essere sempre più vicini al termine del Festival del Fuoco, e quindi della saga di Wano. Penso che nei prossimi capitoli vedremo gli abitanti del luogo lanciare le lanterne in aria, e proprio quando stanno ammirando lo spettacolo di esse in cielo, scorgeranno un'isola intera con un teschio in fiamme che precipita verso di loro, e a quel punto mi sa che il tasso alcolemico dei presenti calerà sensibilmente. Ma andando avanti, ciò che viene messo davanti ai nostri occhi è lo scontro tra Luffy e Kaido. Scontro pazzesco! I mood dell'imperatore che andavano cambiando li ho adorati, con particolare menzione alla modalità ubriaco depresso. Come avevamo già discusso ampiamente nell'ultima live sugli spoiler, quella dell'avversario che ingerisce dell'alcol e si rende più pericoloso è un pattern che si è già visto sia nei videogames che nei manga. Nel caso di Kaido posso dire che gli calza a pennello, regalandoci degli scambi di colpi con Luffy pazzeschi e dimostrandoci che non ci vogliono delle banali aure per rendere uno scontro mozzafiato. Spero che grazie alla bellezza di questo scambio di colpi, chi pensa che lo scontro tra Katakuri e Luffy fosse stato uno scontro bello, possa ricredersi. E chi pensa che uno dei problemi di One Piece sia il fatto che Oda non disegni tanti combattimenti, lasciandoli terminare off-screen, si possa rendere conto che è molto meglio vederne pochi, ma fatti bene. D'altronde, lo ricordo per l'ennesima volta, One Piece non è un manga di sole mazzate. Ma dissing a parte,
passiamo al momento clou del capitolo, quello che so per certo essere stato il motivo principale che vi ha spinto ad aprire il video. A cosa diamine si riferivano i Gorosei? Partendo dal presupposto che queste figure sono talmente enigmatiche che pure vederli prendere una semplice tazza di tè farebbe partire decine e decine di teorie, stavolta c'è veramente tanta carne al fuoco. Iniziamo con una primissima considerazione. Uno dei Gorosei, e quindi quasi certamente vale anche per gli altri, afferma che il Level E di quest'anno sia stato un incubo, e questo è dovuto all'incidente che riguarda Sabo, di cui non siamo ancora a conoscenza. Questo significa che la notizia è riportata da Big News Morgan, oltre a far disperare le persone a cui il fratello di Luffy è legato, ha creato uno smacco anche per il governo mondiale. D'altronde era stato mandato un agente della Cypherpol proprio per fermare Morgans, ma senza alcun successo. Per sapere cosa ne pensiamo sull'esito del Level E, vi invito a recuperarvi il video teoria che abbiamo fatto a tal proposito e che vi lasciamo in descrizione. Andando avanti col capitolo, vediamo che i Gorosei decidono di focalizzarsi piuttosto su quello che sta accadendo a Wano. Quello pelato con la spada crede che la CP0 abbia già catturato Nico Robin. Non si sa bene su quale base degli agenti che non sono neanche a livello di una calamità dovrebbero riuscire a compiere facilmente tale impresa, ma vabbè. Più importante è che egli dica che è arrivato il momento di agire, riferendosi molto probabilmente ad un'entrata a gamba tesa delle navi governative a Wano. Viene anche aggiunto, e qui facciamo attenzione alle parole dette, che col fatto che Kaido e Big Mom stiano combattendo, non sarebbe strano se qualcuno dovesse morire, aggiungendo che certe persone vanno eliminate. A queste parole avviene uno stacco della scena verso il largo di Wano, dove un agente vede un'ombra gigantesca. Ritorniamo nuovamente a Mary Joyce, dove il Gorosei simile a Gorbachev risponde a qualcosa che non ci viene mostrato del loro dialogo, dicendo che è assurdo, che anche loro lo consideravano una leggenda e che è da secoli che non si risveglia. Al che il Gorosei biondo, preoccupato in volto, risponde dicendo che c'è un motivo se il governo mondiale ha voluto cambiare il nome del frutto, forse perché voleva cancellarlo dalla storia. E a quest'ultima frase scopriamo chi fosse l'ombra che aveva scorto l'agente governativo. Zunisha. Ora, partiamo escludendo la possibilità che i Gorosei si riferiscano ai frutti di Law e Kid. Nel primo caso, il possibile fatto di avergli cambiato il nome in Ope Ope sarebbe nato da una mente a dir poco tafaziana. Che senso avrebbe avuto dargli un nome che ricorda l'operazione di eterna giovinezza, tanto agognata da Doflamingo e chissà da quanti altri? Per non parlare poi dei 5 miliardi di taglie sul frutto, quindi escludiamolo categoricamente. Quello di Kid mi sembrerebbe a dir poco fuori luogo, che possa addirittura essere soggetto di discussioni da parte degli astri di saggezza, quindi escludiamo anche quello. A questo punto, a mio parere, si aprono due strade. Vediamole insieme. Primo scenario. Il frutto a cui si riferiscono è quello di Zunisha. Quindi scopriremmo che Zunisha in realtà era un essere umano, che secoli fa ingerì un frutto talmente potente da renderlo un elefante gigantesco. Incapace di parlare, e questo lo farebbe assomigliare agli Zoan risvegliati di Impel Down, è condannato a vagare per i mari del Nuovo Mondo. Quest'ipotesi non mi convince. Anche se è suggestivo il fatto che Zunisha sia in realtà una persona, il fatto che questa sua trasformazione sia dovuta ad un frutto del diavolo mi creerebbe l'interrogativo circa il perché non venga indebolito dall'acqua del mare, visto che rimane al suo interno per buona parte del suo corpo e addirittura effettua dei movimenti. Quindi quest'ipotesi la scarterei pur rimanendo un minimo plausibile. Secondo scenario, il frutto a cui si riferiscono è il Gam Gam. I Gorosei, visto che prima dello stacco a Wano parlavano degli scontri di Kaido e Big Mom, avrebbero finito per parlare dello scontro tra l'imperatore e Cappello di Paglia, avanzando l'ipotesi che il potere segreto del frutto possa essere usato da Luffy per vincere contro lo Yonko. Inoltre viene detto che il governo mondiale, e queste virgolette fanno pensare che si riferissero ad Im, abbia voluto cambiargli il nome per cancellarlo dalla storia. E quale nome migliore se non il semplice e banale Gam Gam? Così facendo, Im avrebbe nascosto il frutto che più teme col modo più efficace possibile, mostrandolo. Ma quale sarebbe quindi il nome originario? Deve essere un nome che solo a sentirlo possono venire fuori dei collegamenti che il governo mondiale vorrebbe evitare. E quindi quale nome migliore se non Nika Nika no Mi? Un frutto che se risvegliato rilascerebbe un'incredibile potenza, capace persino di smuovere le coscienze delle masse, che è la cosa che il governo mondiale teme più di ogni altra cosa al mondo. Però, giustamente anche, voi mi direte, Django, ma perché allora affiancare Zunisha ad un dialogo del genere? Potrebbe essere un semplice depistaggio di Oda. O potrebbe essere che il risveglio del Gam Gam, magari avvenuto quando Luffy è riuscito a parlare con Momo telepaticamente dopo il colpo di Kaido,
abbia fatto sì che anche Zunisha sentisse la sua voce in lontananza. Quindi potrebbe essere che in quell'istante lo abbia raggiunto grazie al suo potere sopito. Chissà, su quest'ultima cosa non sono convinto al 100%. Potrebbe anche essere la facoltà di sentire la voce di tutte le cose, che in quel momento si è amplificata a permettere a Luffy di parlare ipoteticamente con Zunisha. Vediamo se nei prossimi capitoli scorgiamo qualche informazione in più e che idea vi siete fatti voi. Scrivetecelo nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato il video e vi invito a lasciare like ed iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. Alla prossima, sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!